Gregorio Matisse, ovvero il fascino della montagna e le sue storie, come quelle della Padovella, la brigantessa dalle scelte audaci e 30 anni di carcere. Una storia che si legge in paese, sui palazzi e nei giardini, e poi, come sempre in montagna, alternarsi di sole, di rupi, nebbia e allevamenti, garanzia di prodotti tipici offerti dalla cucina locale. San Gregorio è il paese centrale del Matese. Oggi il turismo esiste sul Matese, ma è un turismo di passaggio ovviamente, non è più il turismo che ha segnato il Matese negli anni 50, negli anni 70, quando il Matese era la montagna di Napoli, era la piccola Svizzera, così era chiamata. È un turismo mordi e fuggi, si viene, si visitano i luoghi storici, i luoghi del brigantaggio, i luoghi dell'emigrazione, della transumanza, si vedono i paesaggi, la natura bellissima e si mangia. La natura al Matese è anche un altro aspetto importantissimo, il vallone dell'inferno che segna il confine laterale del paese è il secondo orrido più profondo d'Europa, c'è l'unico nido di aquile che copre l'intero Matese. Il lago è l'emergenza più importante, è un lago carsico, è stato sfruttato e viene ancora sfruttato per produrre energia elettrica. Poi ci sono i boschi fittissimi di faggi fino ad alta quota e ci sono le grotte che si estendono in profondità per chilometri all'interno delle viscere del Matese.